Posso avere una zeppola e un bignè? Certo, fritto al forno? Fritto, ovviamente. Ok. Grazie. Grazie, buona giornata. 19 marzo, festa del papà a San Giuseppe, il paese è diviso. Zeppola o bignè? No, ma che bontà, ma che bontà, ma che cos'è questa robina qua? Zeppola. Decisamente zeppola. La frittella di San Donato. In Sicilia si fa le sfinge di San Giuseppe, quindi meglio ancora. Ah, ecco. Che le supera tutte. La terza via. Quello perché alla Marena è molto più gustoso. Grazie. Ma anche la politica è percorsa da divisioni oggi. Ma che cosa sarà mai questa robina qua? L'uscita di Salvini agita la maggioranza di governo. Ma è evidente che non si tratta di elezioni normali. Ma non si può dire chi vota ha ragione. No, però vorrei anche che si facesse una riflessione. Siamo sicuri che stiamo parlando di un popolo oppresso che Putin non lo vuole? Oppure se anche ci fosse la Schlein contro Putin, forse i russi votano Putin lo stesso? Trovi un voto in una mozione, giusto, in una risoluzione, okay, non della l'ha Lega, detto anche di un deputato, di un senatore della Lega contrario. Però le parole, chiacchiere stanno le parole non mettono un po' in difficoltà. Oggi anche Tajani ha detto sono parole che non aiutano la coesione della maggioranza. Che non aiutano la coesione, più che altro per non dare un messaggio che possa essere strumentalizzato da altri, certamente non aiutano. Detto questo, però, quello che conta sono i voti in Parlamento. Bisogna tenere un po' a freno la lingua perché aiuta chiunque. Fanno più male secondo me le parole di Macron, a mio modo di vedere le cose, quelle sono parole pesanti, quando si parla di guerra, di rispondere, di prepararsi alla guerra, noi dobbiamo essere pronti a lavorare per la pace. Giorgia Meloni arriva in Senato, Salvini non c'è, ma dichiara piena sintonia con la Premier. Mentre per il centro-sinistra, quello lucano, è tutt'altro che un digestivo. Parliamo di una persona che ha deciso di andare dall'altra parte, così, solo per gestire il potere, per avere un po' di spazio politico, secondo me molto limitato. Non si può cambiare come una bandiera al vento, come una banderuola al vento, posizione soltanto perché non si è ottenuto quello che si voleva. Nell'intenso io. Lei intanto che team è? Team bignè o team zeppola? Vediamo dove metto il veto, ma esatto, forse sui bignè, dai. Certo, in Basilicata quello lucano non è proprio un digestivo per voi. No, è un po' amaro, come si suol dire. Mettersi insieme non è mai facile, però insomma il tentativo va fatto, l'abbiamo fatto, anzi abbiamo pure fatto troppo forse. Noi nel dubbio le assaggiamo entrambe. La vita era un gran bignè.